14 milioni di euro entro fine primavera dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per il rimborso relativo ai disastri ambientali. Lo ha annunciato il commissario europeo alle politiche regionali Johannes Hahn durante la sua visita a Cinque Terre Valdivara, i territori devastati dall'alluvione del 25 ottobre. È il 2,5%, come da prassi, della cifra richiesta dalla regione Liguria, circa 570 milioni, e che ora passerà all'esame del Consiglio europeo per l'approvazione straordinaria di bilancio entro fine febbraio. I fondi copriranno le somme urgenze per i danni alle infrastrutture di rete e assistenza alle popolazioni. Il commissario europeo ha sorvolato in elicottero le zone alluvionate. Purtroppo io ho già dovuto osservare vari disastri che si sono svolti all'interno dell'Europa, però non ho mai visto un paese così completamente colpito dal fango e dall'acqua. Regole europee, ha commentato in conferenza stampa Vernazza il presidente della regione Claudio Burlando, soffermandosi anche sui contributi che l'ente ligure si prepara ad erogare a seguito di un evento naturale fuori controllo. Permetto di sottolineare al commissario Hahn che questo evento è un evento che è stato un po' una cosa a metà tra un alluvione e un terremoto. Perché definirlo alluvione, Val di Vara e Cinque Terre è un po' poco, insomma. Ci sono zone che staranno 5-6 mesi senza alcuna attività economica e così via. I privati noi rimborsiamo il 40%, fino a 30.000 euro di danno con fondi direttamente regionali, sopra i 30.000 euro con fondi regionali ma di provenienza europea. Nel primo caso il bando è già aperto, nel secondo caso si apre 10-15 giorni. Apprezzata dai sindaci dello Spezzino la visita di Hahn, anche se inevitabilmente affiora un po' di delusione per l'entità degli aiuti che rischiano di affogare in un mare di necessità. Ho visto un po' di delusione anche sul volto dei colleghi sindaci, indubbiamente forse pensavamo qualcosina di più, però a conti proprio della serva saranno dai 13 ai 15 milioni di euro da dividersi fra i comuni. Poca roba, però meglio che niente, insomma, no?